Nelle scorse settimane ci siamo occupati di opere prioritarie per il territorio della Valle Seriana. Tra queste c'è anche la variante di Ponte Nossa. Cosa ne pensa e a che punto siamo? Ma allora io vorrei fare a questo punto, visto che l'occasione, una distinzione e in particolare la variante Ponte Nossa Clusone è un intervento ovviamente di ampio respiro sovracomunale che andrebbe in qualche modo a risolvere il problema delle curve della Serra, quindi collegherebbe con una nuova rotatoria, un ponte, la zona dall'altra parte del fiume rispetto all'abitato di Ponte Nossa per raggiungere con una sorta di tangenziale Clusone evitando le curve della Serra. Questa è la variante di cui si parlava sui giornali anche settimana scorsa, la variante Ponte Nossa-Clusone. Siamo credo in una fase in cui si sta cercando di reperire le risorse non da parte del comune di Ponte Nossa ma da enti sovracomunali per la progettazione di quest'opera, quindi un'opera che potrà essere programmata in futuro. Le problematiche che ha Ponte Nossa relativamente al traffico sono di ben altra natura e sappiamo benissimo quali sono, e mi riferisco ovviamente all'incrocio dell'ex stazione. Questa è la priorità per quanto riguarda l'amministrazione di Ponte Nossa, e sarà nostra cura, visto che ci stiamo davvero prodigando in tutti i modi per fare in modo di sensibilizzare tutti gli enti che potranno in qualche modo risolvere questo problema, perché voglio sottolinearlo, visto che in paese è sentita come esigenza la risoluzione di questo problema, ma non può essere il comune di Ponte Nossa da solo a risolvere questa problematica. È una strada che in questo momento non è di proprietà del comune di Ponte Nossa e quindi richiede un intervento di un certo tipo. Una strada comunale con il codice della strada permetterebbe delle rotatorie di un certo tipo. Quella è una strada provinciale e richiede un intervento di una certa natura, soprattutto perché stiamo facendo una serie di approfondimenti, abbiamo fatto uno studio approfondito sul traffico con delle strumentazioni moderne, da lì transitano giornalmente 22.000 mezzi che sono, insomma è uno studio molto approfondito, sono auto, camion, mezzi pesanti, motociclette eccetera. Quindi sul tavolo abbiamo parecchia documentazione, c'è parecchia carne al fuoco. La variante Ponte Nossa Clusone è un progetto sovracomunale di ampio respiro che, se gli enti sovracomunali riterranno di portare avanti, lo potranno fare, e speriamo anche per quanto ci riguarda che in futuro possa essere cantierata. Ma la priorità per noi non è sicuramente la variante Ponte Nossa Clusone, è risolvere l'incrocio. Questa è la nostra priorità, e con la provincia, che devo dire negli ultimi mesi con il comune sta collaborando, devo dire in maniera molto propositiva, dovremmo avere nelle prossime ore, nelle prossime settimane, il progetto, che non è più un'idea di come si potrebbe risolvere la problematica, ma è un progetto preliminare con delle soluzioni che hanno già coinvolto anche la SAB e che hanno già avvallato la bontà di questo progetto, e che quindi si tratterebbe solo di affinare la fase progettuale e di reperire le risorse. Non stiamo parlando di somme potrebbero far pensare un intervento che potrebbe arrivare in un futuro a medio termine, ma sono somme che potrebbero, con l'impegno di direi anche delle forze politiche della Valle Serena, e ne abbiamo 4 consiglieri regionali ad esempio, si potrebbe risolvere nel breve. Questo è quello che chiediamo, e che nelle prossime settimane, con il progetto che riceveremo dalla provincia, che approfitto per ringraziare della collaborazione, andremo a sottolineare sui tavoli e a sensibilizzare per fare in modo di risolvere.